San Sherbel, il Padre Pio del Libano. Si celebra oggi il santo del XIX secolo, che visse in un eremo, compì prodigi in vita e miracoli dopo la morte, e ha sempre più seguito anche tra i fedeli italiani. Morì nel 1898 e nel 1993 fu l'artefice di un vero e proprio intervento chirurgico che salvò la vita di una donna del Libano, madre di 12 figli. Già a soli 14 anni, ogni giorno, dopo la cura del gregge di famiglia, si ritirava in una grotta, chiamata ora la Grotta del Santo, a pregare per ore in ginocchio davanti a un'immagine della Santa Vergine. Non lasciò nulla di scritto, le frasi a lui attribuite sono state tramandate oralmente, ma alcuni mesi dopo la sua morte, fenomeni straordinari si verificarono intorno alla sua tomba, che iniziò a brillare, e tra coloro che pregavano sul sepolcro del monaco, che trasudava sangue misto ad acqua, si moltiplicarono guarigioni inspiegabili, richiamando gente da tutta la vallata e di differenti religioni, costringendo i monaci a riesumare il corpo, che venne trovato intatto e rimase morbido, conservando la temperatura dei corpi viventi fino alla beatificazione, che avvenne nel 1965, durante la chiusura del Concilio Vaticano II. Quel 5 dicembre Paolo VI, che lo proclamò poi santo nel 1977, disse: «Un nuovo membro di santità monastica arricchisce con il suo esempio e la sua intercessione tutto il popolo cristiano. Egli può farci capire, in un mondo affascinato per il comfort e le ricchezze, il grande valore della povertà, della penitenza e dell'ascetismo per liberare l'anima nella sua ascensione a Dio». Iniziamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Venerato San Sherbel, tu passasti la tua vita nella solitudine di un eremo, umile e nascosto, non pensando né al mondo né ai suoi piaceri. Adesso che stai alla presenza di Dio, ti chiediamo di intercedere per noi, affinché Egli ci porga la sua mano benedetta e ci soccorra. Illumini la nostra mente, aumenti la nostra fede e fortifichi la nostra volontà, per continuare le nostre preghiere e suppliche davanti a Te e a tutti i santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Sherbel, che per dono di Dio compi miracoli, guarisci i malati, restituisci la ragione agli anielati, la vista ai ciechi e il moto ai paralitici, guarda a noi con occhi di pietà e concedici la grazia che ti imploriamo. Chiedere la grazia.
Chiediamo la tua intercessione in tutti i momenti e soprattutto nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Dio nostro, fa che siamo degni di celebrare in questo giorno il ricordo del tuo eletto San Charbel, di meditare sulla sua vita di amore a te, di imitare le sue divine virtù e come lui uniscici profondamente a te per raggiungere la beatitudine dei tuoi santi che partecipano sulla terra alla passione e morte del tuo Figlio e nel cielo alla sua gloria nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, dalla cima della montagna, dove solo ti ritirasti dal mondo per colmarci di benedizioni celesti, molti ti hanno addolorato nell'anima e nel cuore le sofferenze del tuo popolo e della tua patria. Con grande perseveranza seguisti pregando, mortificandoti e offrendo la tua vita a Dio per le vicende del tuo popolo. Così hai reso profondamente la tua unione con Dio, sopportando le iniquità umane e proteggendo la tua gente dal male. Intercedi per noi tutti, che Dio ci conceda di agire sempre cercando la pace, l'armonia e il bene con tutti. Proteggici dal male nell'ora presente e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.